L'associazione sportiva di danze caraibiche Havana Loca ha fatto impresa e apre una nuova sede qui a Monopoli. Siamo con Stefania Brunetti, che è la titolare. Grazie. Innanzitutto ho già fatto, ho ringraziato tutti per essere qui presenti stasera, in quanto finalmente abbiamo l'occasione di avere una sede tutta nostra e di condividerla con i nostri, non solo soci, ma con i nostri amici, in quanto la Havana Loca è un'associazione che già da anni è qui a Monopoli, quindi insomma siamo ormai una famiglia. Finalmente la novità è che da quest'anno ci allarghiamo, quindi insomma la famiglia è aumentata. Presentiamo insomma i tuoi collaboratori. Nome e cognome. Buonasera, Roberta Conte. Daniele Vita. Gio Leuci. Antonio Pellegrini. Antonio Nitti. Che effettueranno varie discipline. Ed eccola qui un'altra. Io sono l'ultima, Tina Centrone. Spieghiamo quale sarà l'attività della vostra associazione. Allora, non solo danze caraibiche come abbiamo fatto fino ad oggi, quindi salsa, bachata, merengue, rueda, reggaeton, rumba. Da quest'anno abbiamo anche la salsa portoricana, oltre alla cubana, grazie a Tina Centrone. In più ci sono le attività svolte da Roberta, quali hip hop, danza del ventre, pilates, quindi tutte le varie discipline che riguardano il fitness, Daniela con i balli di gruppo, e inoltre abbiamo Gio Leuci, che si è inserito per quanto riguarda la sede di Fasano, quindi una sede periferica. New entry Havana Loca. Antonio per quanto riguarda le danze caraibiche, e ancora Antonio ad insegnare con me. Danza, ballo, movimento, energia, comunicazione. Diamo un messaggio insomma per questa nuova attività. Certo, Havana Loca non è solo danza, ma Havana Loca è passione, è musica. Havana Loca è divertimento, famiglia. Quindi insomma, se volete stare bene, venite da noi. Grazie. Padres me den la razón.